la credenza incredibile. Senza proiezione non ci può essere rabbia e senza estensione non ci può essere amore. Questa è la legge con la quale crei e sei stato creato. Essa produce scarsità o abbondanza, a seconda di come scegli di applicarla. Questa scelta dipende da te, ma non dipende da te decidere se utilizzare la legge oppure no. Ogni mente deve proiettare o estendere, perché è così che vive, e ogni mente è vita. L'uso della proiezione dell'ego deve essere completamente compreso prima che l'associazione tra proiezione e rabbia possa essere disfatta. L'ego cerca sempre di preservare il conflitto e escogita ingegnosi modi per alleviare il conflitto, perché non vuole che tu veda il conflitto così intollerabile da rinunciarci e quindi liberarti di esso. L'ego proietta il conflitto dalla tua mente alle altre menti per persuaderti che sei libero dal problema. Ci sono due grossi errori in questo tentativo. Primo, il conflitto non può essere proiettato perché non è condivisibile. Secondo, l'idea è che puoi liberarti di qualcosa dandola via. Darla è il modo in cui la mantieni. Credere che vederla all'esterno significa escluderla dall'interno è una distorsione del potere dell'estensione. Tuttavia, si teme che le proiezioni ritorneranno e li feriranno. E dato che le proiezioni non hanno effettivamente lasciato la mente, ci si impegna in un'attività costante per non riconoscerlo. Non c'è via d'uscita da questo, perché la mente non è frammentabile. Non può essere attaccata, né può attaccare. L'intero uso della proiezione si basa sulla credenza dell'ego che frammentare la mente sia possibile. Esso non comprende cos'è la mente, ma la sua esistenza dipende da essa, perché l'ego è una tua credenza. L'ego è un errore di identificazione. Non avere paura dell'ego. È una tua credenza e puoi dissiparla smettendo di credere in esso. Non proiettare la responsabilità della tua credenza in esso sugli altri o continuerai a crederci. Quando accetterai l'esclusiva responsabilità della tua credenza nell'ego, avrei messo da parte tutta la rabbia e tutto l'attacco, perché sono tentativi di proiettare la responsabilità dei tuoi errori. Dopo aver accettato gli errori come tuoi, non tenerli. Dagli allo Spirito Santo per disfarli completamente, dissolvendo i loro effetti dalla tua mente e dalla figliolanza. Lo Spirito Santo ti insegnerà a percepire oltre la tua credenza. Lì vi è la verità. Più impari sull'ego, più ti rendi conto che non gli si può credere. L'intero scopo di questo corso è insegnarti che l'ego non è credibile e non lo sarà mai. Tu che hai fatto l'ego credendo nell'incredibile
non puoi emettere da solo questo giudizio. Accettando l'espiazione per te stesso, stai scegliendo contro la credenza che puoi essere solo, dissipando l'idea della separazione e affermando la tua vera identificazione con il regno in quanto parte di te. Questa identificazione è oltre il dubbio e la credenza. La tua interezza non ha limiti. Essere è infinità. L'estensione del regno. Lo Spirito Santo è quella parte della mente che sta tra l'ego e lo spirito, mediando tra loro sempre a favore dello spirito. Per l'ego questa è parzialità e risponde come se fosse stato minacciato. Per lo spirito questa è la verità, perché conosce la sua pienezza. Lo spirito sa che la consapevolezza dei suoi fratelli è inclusa nella sua, come è inclusa in Dio. L'ego non può prevalere contro questa totalità. E qualsiasi totalità deve includere Dio. Creare è l'opposto di perdere, come la benedizione è l'opposto del sacrificio. Lo spirito anela a condividere il proprio essere, come ha fatto il suo creatore. L'essere deve essere esteso. È la sola funzione dello spirito. Pienezza è estensione. L'intero sistema di pensiero dell'ego blocca l'estensione e quindi la tua sola funzione. Ecco perché blocca la tua gioia e percepisci insoddisfazione. Tu non conosci la tua gioia perché non conosci la pienezza del tuo sé. Escludi una parte del regno da te stesso e non sei intero. Hai bisogno che il miracolo della sua interezza appaia nella tua mente e la guarisca. Il pieno apprezzamento della pienezza della mente rende impossibile l'egoismo e inevitabile l'estensione. Puoi non conoscere le tue creazioni, ma questo non può interferire con le loro realtà, così come la tua inconsapevolezza del tuo spirito non può interferire con il suo essere. Le tue creazioni sono protette per te, perché lo Spirito Santo nella tua mente le conosce. Egli può portarle alla tua consapevolezza in qualsiasi momento. Basta che glielo permetterai. Esse sono lì, come parte del tuo essere. Le creazioni di ogni figlio di Dio sono tue, perché ogni creazione appartiene a tutti. Disobbedire alla volontà di Dio ha senso solo per i folli. In verità è impossibile. Abbi fiducia del fatto che tu non hai mai perso la tua identità,
e le estensioni che la mantengono intera e in pace. I miracoli sono espressioni di questa fiducia. Essi sono i riflessi sia della tua giusta identificazione con i tuoi fratelli, sia della tua consapevolezza che questa identificazione è mantenuta per mezzo dell'estensione. Il miracolo è una lezione di percezione totale, includendo nella lezione qualsiasi parte della totalità, ha incluso l'intero.